Questo è il limite invalicabile dai non addetti ai lavori e per poter accedere c'è bisogno di vestirsi in questo modo, mettere i calzari. È stato trovato un caso di peste suina africana a 10-13 km da qui e si tracciano dei confini amministrativi e ci siamo rientrati dentro anche noi. Qui dentro sono tutti sani, ripeto, non è mai successo nulla e stiamo subendo gli stessi identici protocolli ma destinati agli allevamenti della carne. Sono assolutamente tutti animali d'affezione, noi siamo allevamento non DPA, assolutamente non a scopo alimentare. Noi da quando abbiamo ricevuto la primissima notizia, che non era ancora ufficiale, che avrebbero dovuto procedere con l'abbattimento, e questo è i primi di luglio, io veramente non riesco più a dormire. Una cosa che ci è stata contestata sembra essere proprio la criticità maggiore di cui ci accusano è il fatto che qui sono stati ritrovati dei cucciolini. Quando sei un volontario e lo fai soltanto per l'amore che hai degli animali, quando vedi che in un allevamento abusivo una scrofa o una vietnamita femmina incinta viene bastonata da un allevatore e tu intervieni per prenderla, è evidente che poi non vai a fare l'aborto. Tutti gli animali che hanno partorito qui anche nelle ultime settimane sono state recuperate fuori, che erano già gravide. I maschi sono tutti assolutamente sterilizzati e lo hanno appena attestato i periti che hanno lasciato la struttura. Vieni Poldo, sto come viene? Iniziamo davvero a aver paura che anche le vie legali non portino troppo lontano. Vorrei che la gente davvero chiedesse insieme a noi alle autorità di fare grazie a questi animali per tutti i motivi che ho detto prima. Ne vale la loro vita, che non hanno fatto nulla di male, e ne vale anche la nostra. Appena adesso abbiamo avuto questa notizia dai collaboratori della regione e del comune di Roma, che grazie a Dio hanno accolto la nostra richiesta di poter parlare, di avere un incontro sia con Zingaretti che con il sindaco Gualtieri. È già una cosa molto incoraggiante, speriamo di trovare un compromesso, venirci incontro. Sono un po' più sollevato rispetto a 5 minuti fa.